Eccellenza Liguria, ma c'era lotta play-out fra Rapallo Rivalorese e Genova Calcio, solo i 2 punti di distacco in favore degli ospiti, levantini che non vincono a dicembre ma sono pronti a risucchiare i biancorossi nella lotta per la salvezza. La prima occasione del Rapallo, l'undicesimo, con Cambò che riesce a stoppare questa palla difficile a ridosso area, conclusione da dimenticare. Ancora Rapallo, ancora Cambò dalla fascia, si impone e prova a concludere, non cercando l'assist, pallone alto. Tiro potente che impatta il difensore del Rapallo nella sua area, Vitali di Savona lascia proseguire, noi rivediamo il replay. Occasione a 5 minuti dal duplice fischio, cross in aria, Camoirano, serve Campelli in arrivo in aria, ma il numero 11 non riesce a coordinarsi e inciampa sulla sfera. Occasione per la Genova che diventa un letale contropiede per i bianconeri. Palla che arriva in aria sulla fascia, pallone che rimane lì sulla ribattuta, su cui si avventa Bertuccelli. 1-0 da due passi. Ancora Bertuccelli che vuole la doppietta. Tiro dalla distanza del classe 88. Dondero è pronto e non si fa sorprendere. Ultimo minuto di recupero, doppietta che arriva dal calcio d'angolo immediatamente successivo. Bertuccelli è bravo a girarsi e a mandare i suoi negli spogliatoi sul punteggio di 2-0. Occasione all'inizio di frazione, palla alta del mucchio. Svetta Giambarresi, la tocca più in alto di tutti, vicinissimo alla marcatura qui. Genova che sembra uscita dagli spogliatoi con un buon piglio. Occasione da Moviola, 10 secondi dopo, tocco sospetto dalle parti dell'area bianconera. Ritmi che si riabbassano e Rapallo che punge nelle ripartenze. Bertuccelli ancora pericoloso sul primo palo, Dondero dice no. Occasione per il 2-1, 5 minuti dalla fine, Petracca sbaglia da 2 passi, ma l'azione è ferma per offside. E questa è l'ultima occasione da rivedere e finisce qui. Sconfitta pericolosa per la Genova Calcio che si vede scavalcata proprio dal Rapallo e adesso è in piena zona playout.